Sulla bonifica di Bagnoli si può scrivere una storia lunga 25 anni, fatta di molte partenze e altrettanti stop, centinaia di milioni di euro spesi, innumerevoli tavoli tecnici, per non parlare delle inchieste giudiziarie e dei tanti cittadini di Bagnoli ed ex operai che ora non ci sono più. La novità è che per la prima volta nell'area sono arrivate le ruspe. Il ministro per il Sud, Provenzano, ha voluto esserci insieme al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, per segnare quello che si spera sia il passaggio definitivo verso il risanamento. Io dopo oltre 25 anni sento il dovere di dire a nome dello Stato italiano, ai cittadini di Bagnoli e di Napoli e di tutto il Sud, scusate il ritardo. Apriamo oggi i recinti e proviamo a restituire alla città quello che negli anni è stato sottratto. La volta buona sicuro sì, perché si vedono le ruspe che ci piacciono. Si è entrato nel vivo della bonifica e tra qualche giorno nel cuore della bonifica con la rimozione dell'Eternit. C'è stato un lavoro istituzionale enorme in questi anni, l'accordo firmato col governo Gentiloni, una coesione istituzionale che prima non c'era, bonifica integrale ed è già partita la gara per la progettazione sulla nuova Bagnoli. Non sono mancati momenti di tensione. I comitati civici di Bagnoli hanno incontrato il ministro per il Mezzogiorno per discutere del loro coinvolgimento nelle operazioni di rigenerazione. L'articolo 33 non è mai stato completamente revocato e noi siamo qui a pretendere in prima cosa chiarezza, seconda cosa l'accesso ai dati. Vogliamo costituire un osservatorio scientifico che possa avere quindi la possibilità di accedere all'analisi dei dati per sapere se su questo territorio la bonifica inizierà, come inizierà, se le messe in sicurezza saranno fatte e soprattutto vogliamo che la destinazione d'uso dei territori da riconvertire possano rispondere veramente ai bisogni di questo territorio.